punta alla vetta solitaria, il Benevento la raggiungerebbe in caso di successo sul campo del Messina. Di fronte per la squadra di Auteri la voglia di lottare punto su punto per la salvezza dei ragazzi di Giacomo Modica. I capitani sono Berra e Manetta, Benevento che parte subito forte con la sgasata di Lamesta, palla dentro per Manconi. Questa la risposta di Krapikas, preferito tra i pali del Messina a Curtosi. Ancora sviluppa sulla tre quarti, arriva a tirare dal limite, sempre con Lamesta il Benevento. Più pericoloso in avvio, Messina che però si connette alla partita e arriva al tentativo di conclusione qui con Pedicillo. Dall'altra parte lavoro di sponda di Manconi, dentro Ucadda per Perlingeri. Fallita la deviazione nell'area piccola dal giovane centravanti di Auteri. Continua a macinare calcio il Benevento. Lamesta qui spara alto da posizione favorevole per il suo sinistro. Siamo a metà primo tempo e il Messina da rimessa laterale arriva così alla conclusione. Tutto preparato per il meglio, non l'esecuzione migliore da parte di Cominetti. Poi c'è il tentativo su calcio di punizione di Ortisi con la risposta in due tempi di Nunziante. Ancora Messina e Ortisi, probabilmente pensava al cross, diventa un qualcosa di simile a un tiro. Il primo tempo finisce così con l'incrocio dei pali sostanzialmente scheggiato dal terzino sinistro di Modica e un brivido sulla schiena di Nunziante. Benevento che inizia con il piede giusto il secondo tempo, gran palla di Perlingeri per Manconi, qui tergiversa un po' troppo, ancora Perlingeri, Simonetti e palo. Si salva tirando un sospirone di sollievo il Messina. Manconi non è stato freddissimo nella conclusione, poi l'azione però è proseguita. Qui ottimo assist di Perlingeri per Simonetti, che non ha trovato la gioia personale. Verticalizza poi Petrucci per Petrungaro, che si gira benissimo sul pallone. Un altro legno, il secondo della partita del Messina, poi salva sulla linea Berra. È l'occasione più grande per i padroni di casa, poi arriva un fallo in attacco a far respirare il Benevento. Splendido il lancio di Davide Petrucci, altrettanto da apprezzare l'esecuzione di Petrungaro, davvero sfortunato qui. Messina che comunque se la gioca fino alla fine. Anatriello cerca la zampata all'interno dell'area piccola, finisce per farsi anche male sull'uscita di Nunziante, che aveva provato a scavalcare. Calcio d'angolo dall'altra parte, il colpo di testa del solito Manconi va sulla parte esterna della rete, finisce 0-0. C'è un terzetto adesso in vetta al girone C. Buon punto in chiave salvezza per il Messina.